familiari né alle associazioni degli amministratori di condominio, un po' salomonico. Di fatto però resta dal punto di vista di un tributarista che prende, si approccia alla contabilità condominale, che resta un po' perplesso. Perplesso nella gestione degli stati patrimoniali in generale, quindi di un conto economico che in parte è gestito per competenza e in parte per cassa. Uno stato patrimoniale che viene gestito nell'ambito dell'esercizio di contabilità, l'esercizio contabile, che però tiene conto di movimenti di capitale che sono intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio. Vi assicuro che capita, perché pensate all'amministratore che deve chiudere il rendiconto ma non ha coraggio di portare in assemblea un credito nei confronti di un condominio che magari ha pagato due mesi dopo la chiusura del rendiconto, quindi in data dell'assemblea, e farlo apparire come moroso, ma di fatto alla chiusura del rendiconto e lo era. Quindi il fatto che l'amministratore non si senta di far apparire moroso un condominio che nel frattempo ha corrisposto, però falsifica un documento che deve essere sottoposto a approvazione, mette in difficoltà poi tutti i personaggi professionisti che nel caso di successione dovessero intervenire da quel momento in poi, perché quel rendiconto non è attendibile. E la ricostruibilità di quel rendiconto, di quello stato patrimoniale in cui le partite non rispettano i tempi che poi sono dettati dall'estratto conto, come in tutte le contabilità, anche quelle societarie, è l'estratto conto che proviene da un ente terzo, che è la banca, quello che permette di ricostruire i passaggi effettivi. E quando il legislatore parla di nota contabile, di registro di contabilità, e fa riferimento alle entrate e alle uscite di una gestione contabile che ha solo la banca, perché di fatto, se noi andiamo a prendere il 1136, è evidente che la cassa ormai è vista un po' come fumo negli occhi, la gestione della cassa per la parte del registro di economia è vista un po' come fumo negli occhi. Il registro di contabilità non è nient'altro che l'estratto conto bancario. E da lì il revisore parte a ricostruire la contabilità e a formulare il suo elaborato tecnico. Altro elemento importante come revisore che emerge quando ci si confronta con gli amministratori, io, salvo alcune eccezioni, non faccio l'amministratore di condominio. Riguarda l'approccio che gli amministratori hanno con il revisore. Nella revisione contabile l'approccio dell'amministratore della società è virtuoso nei confronti del revisore, non dico di colleganza o di amicizia, però in ogni caso c'è un concetto di due diligence, cioè di affiancamento all'operato, il tutto al fine di garantire una ordinarietà e una correttezza nella ricostruzione nel percorso contabile. Purtroppo la revisione condominale non ha questa visione. Il revisore spesso è visto dall'amministratore, e noi infatti stiamo parlando, abbiamo parlato prevalentemente di conflitto nel procedimento di mediazione, perché spesso la revisione condominale è vista come conflittualità, cioè l'approccio dell'amministratore nel confronto del revisore è di conflitto. Questa per dire, per fare un'introduzione come tributarista e come revisore condominiale. Come mediatore, io nella mia esperienza di mediazioni nell'ambito del passaggio di consegne ho potuto verificare che ci sono tre caratteristiche di procedimenti di mediazione legate al passaggio di consegne. Quello contenzioso, che nasce dal 700, che nasce come conversione di diritto dal 700, quindi con passaggio a quella che a volte viene ritenuta come obbligatoria demandata dal giudice al procedimento di mediazione. È la più complicata perché nasce già in ritardo rispetto a quello che è il percorso del passaggio di consegne. Se noi pensiamo ai tempi per il 700, alla conversione del rito, poi all'apertura del procedimento di mediazione, si arriva probabilmente in mediazione con un rendiconto non approvato, con due rendiconti almeno non approvati. Quindi quando poi il mediatore deve dare l'incarico al revisore condominiale di ricostruire come minimo due esercizi per poter risalire all'origine della manco, all'origine della mancanza dei documenti. Anche perché è vero che il passaggio di consegna è importante, perché un amministratore deve ricostruire la contabilità, deve partire da una contabilità, è anche vero che spessissimo la ricerca è quella della manco, cioè spessissimo si considera già a priori il fatto che l'amministratore non consegna i documenti come elemento probatorio del fatto che manchino dei soldi. E questo approccio è chiaro che è conflittuale, perché ci sarà sempre da una parte l'amministratore che cerca di difendere la sua professionalità e dall'altra parte l'assemblea che cerca di pagare il meno possibile.
Altro caso di mediazione del passaggio di consegne è quello conflittuale e prescinde dal 700, cioè avviene prima che venga fatto il 700 e avviene con semplice scopo, con tentativo, ed è forse il più virtuoso e mi auguro il più comune, a me non è capitato quasi sempre questo secondo caso, in cui prima di procedere a un 700 ci si rivolge al mediatore, e qua rientrano in gioco tutte le questioni che abbiamo già affrontato, cioè la virtuosità del procedimento di mediazione, l'utilità del procedimento di mediazione, e devo dire che anche qua il passaggio di consegne e la richiesta documentale è una semplice scusa, tra virgolette, per rivendicare un ammanco contabile, perché quasi sempre è così. Perché viene male l'amministratore che subentra, gli estratti conto li ottiene dalla banca, i rendiconti approvati li ottiene dai condomini, i riparti consultivi li ha già in mano, quindi un'idea di quello che potrebbe essere e di come è tenuta la contabilità un pochettino se l'è già fatta. Se mancano i soldi in banca rispetto alle sedi dei condomini, iniziano a lamentarsi della richiesta di pagamento per pagamenti che hanno già effettuato e che non risultano in contabilità, è evidente che l'amministratore entrante ha già il sospetto che ci sia qualcosa che non funziona. E questo è una casistica, dicevo, tra le più comuni e che nella mia esperienza si risolve quasi sempre con una dazione in denaro, che risolve il problema nei limiti in cui i documenti chiaramente non sono disponibili, perché è chiaro che se i documenti sono disponibili l'amministratore ce l'ha lì, d'accordo, se non c'è manco di denaro, se non c'è necessità di una ricostruzione contabile, si trova semplicemente con la riconsegna della documentazione. E ci si chiede perché un amministratore che ha ben lavorato, che è un virtuoso, che ha semplicemente perso condominio, che capita a tutti i professionisti di perdere dei clienti di proprio di un altro professionista, se sia dovuto far tirare in mezzo a una mediazione per poter riconsegnare dei documenti che magari aveva già perfettamente confezionati e a posto. Probabilmente nella maggior parte dei casi non è così. Probabilmente i documenti non sono ben confezionati, o nella migliore delle ipotesi non sono ancora ben confezionati e non sono a posto, quindi cioè, ha bisogno magari di più tempo per elaborarli. Scusa, spesso c'è un problema di compenso. A me è capitato, sì, l'amministratore precedente, sì, doveva ancora percepire del compenso. Capita come anche qui come scusa dell'amministratore, perché leggendo le contabilità, poi io come revisore devo andare a prendere punto per punto tutti i passaggi dell'estratto conto, quindi chi è stato pagato, faccio le circolarizzazioni per verificare quali fornitori restano scoperti, e vi assicuro che è rarissimo che l'amministratore non si prenda i compensi prima del passaggio di consegna. Diciamo che è più facile, che è una filosofia che vi assicuro fino a qualche